Buonasera a tutti, e prima di tutto un po' di presentazioni, perché non è mai scontato sapere chi siamo. Qui in questa sala ci sono i 50 docenti del nostro collegio che hanno aderito liberamente a sperimentare questo percorso di ricercazione. 50 docenti rappresentano circa il 45% di tutto il collegio docenti dell'Istituto Omnicomprensivo. Omnicomprensivo, quindi, 50 docenti sono docenti di scuola primaria, delle tre scuole medie e del liceo scientifico. Questa commistione e contaminazione di docenti di tutti i gradi della scuola italiana è già un forte elemento di interesse. Poi saluto e ringrazio i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'ispettrice Clelia Magnolini, l'ispettore Roberto Peccenini, che tra l'altro è membro del Comitato Scientifico della Domignani, quindi periodicamente è qui da noi, e la professoressa Mondero, sempre dell'Ufficio Scolastico Regionale, che conosciamo per un po' di anni di frequentazione. E poi naturalmente i nostri due ospiti graditissimi, l'ispettore Giancarlo Cerini e il professor Giuseppe Bagni, che ringrazio veramente in modo non formale, perché insomma sono venuti da lontano e non è usuale un incontro di questo tipo dentro a una singola scuola, no? Credo che anche loro siano abituati più spesso a incontri di tipo territoriale o cittadino, quindi è un evento veramente raro e prezioso. E due parole di presentazione: so che molti di voi conoscono i nostri ospiti, comunque mi sembra giusto dire, anche per capire il contributo che possono dare al nostro percorso. L'ispettore Cerini è in pensione da qualche mese, ma onestamente non riesco proprio a dire ex ispettore. Ha attraversato 30 anni di innovazioni e di riforme della scuola italiana, facendo parte di gruppi di lavoro nazionale, commissioni. Ricordo soltanto che è stato uno dei redattori nel gruppo di redazione delle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo del 2012. È direttore della rivista dell'istruzione, collabora a varie altre riviste, è autore di più di 40 testi di argomento didattico, pedagogico e anche giuridico. E devo dire che dell'ispettore Cerini, anch'io non sono di primo pelo, no? Insomma, sono nella scuola da un po' di anni, con un ruolo ben diverso, ma dell'ispettore Cerini mi ha sempre colpito la capacità di traduzione delle riforme, in particolare insomma dei testi legislativi, giuridico-normativi, con cui poi le riforme si esprimono e si formalizzano. La capacità di traduzione di questi testi giuridico-legislativi nel linguaggio pedagogico e didattico, diciamo, che può essere compreso e capito dalle comunità professionali della scuola. E uso il termine traduzione perché credo che soprattutto negli ultimi anni si tratti proprio di un lavoro di questo tipo, no? Il lavoro di comunicazione, di far comunicare due comunità di parlanti molto diverse, no? E questa sua capacità mi ha veramente sempre molto colpito, la capacità di essere un ponte tra il popolo delle scuole, no? I professionisti delle scuole e il mondo della politica, della decisione politica e anche della direzione burocratico-ministeriale. Il professor Giuseppe Bagni per anni è stato un docente di scuola superiore a Firenze, ha scritto libri di didattica della chimica e della fisica,
qualche anno fa ha pubblicato un bellissimo libro, tra l'altro ci siamo detti spesso di presentare a Genova, intitolato Insegnare a chi non vuole imparare. E beh, questo appuntamento, siccome ci siamo detti spesso di presentare questo libro, lo dobbiamo mettere in agenda. E anche è presidente nazionale del CIDI ed è stato eletto recentemente nel Consiglio Superiore dell'Istruzione. E la sua presenza credo sia significativa in quanto presidente della maggiore associazione professionale dei docenti italiani, perché credo che la scuola abbia molto bisogno in questo momento e nei prossimi anni di un nuovo protagonismo professionale e di una nuova presenza culturale, professionale dei docenti, perché troppo spesso le innovazioni non sono state pensate tenendo conto del sapere e della cultura professionale del mondo delle scuole. Dopo questa presentazione, veramente due parole di inquadramento della giornata. Io ho riportato in due slide, proprio estrapolato dal documento con cui il Comitato di Valutazione dei Docenti del nostro istituto l'anno scorso ha accompagnato la decisione dei criteri, degli indicatori, eccetera. In particolare questa era la prima pagina e potete leggere due cardini che hanno ispirato il progetto sulla qualità dell'insegnamento. L'idea di un'organizzazione interna a rete basata sulla orizzontalità, sulla collaborazione reciproca e anche sulla fiducia reciproca, su climi di fiducia reciproca e una visione, abbiamo scritto, una visione dinamica, non statica, della qualità dell'insegnamento, e in cui, come vedete nelle ultime righe, si dice anche che cosa non abbiamo scelto, e abbiamo ritenuto importante sottolineare questa negazione. Non abbiamo scelto il metodo reputazionale, perché credo che poi nel definire anche un'identità, l'altro, ciò che non si è, sia sempre molto importante. Ma non abbiamo scelto il metodo reputazionale non tanto perché, come spesso si è detto, possa inquinare i climi interni, le relazioni interne, eccetera, ma perché in quanto fotografa staticamente una situazione e individua pochi migliori, non ci sembra che sia la strategia più efficace, quindi il problema era proprio l'efficacia di miglioramento di una scuola. E, in pratica, con questa formulazione noi abbiamo teso ad affermare un approccio al merito e quindi una strada di valorizzazione del merito non semplicistica e non riduttiva, pensando che nell'approccio più diffuso, ma possiamo dire anche dominante, al concetto di merito, che poi l'approccio meritocratico, ci sia una valenza elitaria, no? Perché punta a individuare pochi migliori, e una valenza non solo elitaria ma anche competitiva, perché ovviamente la strategia per individuare pochi migliori è una gara per salire sul podio, mentre abbiamo teso ad approcciare il problema del merito e della sua valorizzazione avendo altri riferimenti, insomma anche riferimenti alti. Penso alla teoria delle capacità, alla teoria che punta alla strada, che punta al potenziamento delle capacità personali e professionali, che insomma appunto per darsi dei riferimenti alti è stata elaborata da Amartya Sen e da Marta Nussbaum. Ecco, questa è stata la prima scelta qualificante
L'approccio al merito, inteso come sviluppo delle capacità di ognuno, è quindi la prima scelta, il primo discrimine che ci siamo dati. Il secondo punto qualificante, credo, del lavoro del comitato di valutazione dei docenti dell'anno scorso è quello di puntare su una formazione nell'ambito di questo potenziamento delle capacità di sviluppo professionale di tutti, quindi non individuare pochi buoni, ma puntare a potenziare la professionalità di tutti, utilizzare un'idea di formazione come riflessione tra pari radicata dentro le pratiche d'aula, cioè una formazione ancorata, generata, innescata dentro il cuore della professionalità di un docente, che sono le pratiche d'aula. Quindi nemmeno le pratiche di scuola, perché insomma la scuola è una... ma entrare dentro l'aula. E quindi terzo elemento qualificante è individuare l'ambiente di lavoro il più tipico, specifico della professionalità docente, che è l'aula, come ambiente privilegiato di apprendimento per l'adulto docente. Quindi l'aula non solo come ambiente di apprendimento e di crescita per i bambini, gli alunni, gli studenti, ma anche come ambiente privilegiato di sviluppo professionale. Ecco, quindi puntare sul contesto di lavoro come ambiente di apprendimento che, se opportunamente pensato, progettato e organizzato, perché naturalmente un ambiente di lavoro non è di per sé un ambiente di formazione, deve essere opportunamente pensato e organizzato, è un formidabile strumento, è una formidabile strategia di sviluppo professionale di tutta la comunità professionale. Ecco, ho finito. Naturalmente iniziamo un percorso di cui non ci siamo mai nascosti la complessità e lo spessore, e sarà sicuramente una bella avventura, e comunque ci rassicura il fatto anche di essere accompagnati da persone autorevoli come l'ispettore Cerini e il professor Ragni. Ora dirà a nome del gruppo di lavoro, vi informo che l'ispettore Cerini e Giuseppe Bagni hanno avuto i materiali elaborati dal gruppo. Il gruppo era costituito da 11 docenti di tutte le scuole, primaria, media e liceo. Ringrazio questo gruppo perché ha lavorato intensamente durante l'estate, anche a distanza, ma direi che non c'è stata settimana in cui non ho visto messaggi e scambi di materiale, agosto compreso, alla faccia di chi dice che gli insegnanti hanno 3 mesi di ferie. Quindi veramente volevo ringraziare tutti per l'adesione al progetto, tutti e 50. In particolare gli 11 che hanno lavorato a predisporre il percorso. Il mio compito è semplicemente quello di presentare molto in sintesi il percorso, la traccia di lavoro che abbiamo seguito. Il progetto è nato, si è, come dire, consolidato a livello teorico a partire dal mese di giugno, quando ci siamo incontrati e partendo da una serie di documenti normativi che invitavano proprio alla riflessione, ad una ripresa poi, più che cioè non era argomento nuovo il tema qualità, è diventato un tema importante, dominante, proprio alla luce anche della più recente normativa. Mi riferisco alla legge 107, mi riferisco alle linee guida per la formazione
formazione, le nuove linee guida per la formazione e ancora prima le indicazioni nazionali e ancora prima a tutta quella documentazione normativa che esiste e che parte dagli anni 70, quindi non è un argomento, è un argomento che ha sempre rappresentato, come dire, un denominatore comune. Quindi, ripartendo da tutta questa riflessione, ritrovando la letteratura esistente sul tema, abbiamo messo a fuoco l'idea appunto di metterci allo specchio e di proporre questa azione non tra noi, piccolo gruppo, ma allargarla a tutti i docenti dell'istituto e quindi tutti insieme pensare a come valorizzare la qualità, questa parola che è il denominatore comune poi di tanta documentazione, come studiarla, come metterla a fuoco e come farne un patrimonio da utilizzare, da diffondere, da divulgare, indipendentemente dall'ordine di scuola, primaria, secondaria, di primo grado, liceo. Tant'è vero che abbiamo scelto, io ho scelto di preparare l'elenco dei docenti in ordine alfabetico, perché non è un argomento, è come dire un denominatore comune. Sintetizzo. Quindi noi, gruppo di studio, ci siamo proposti di allargare l'offerta a tutti i colleghi, ci siamo offerti di studiare il da farsi nell'immediato, quindi quali strumenti darci per poter procedere, però prima di sottoporli al gruppo al quale abbiamo chiesto di aderire alla sperimentazione, abbiamo deciso di preparare i materiali, di testarli, di provare dal punto di vista, noi li abbiamo, come dire, prima valutati dal punto di vista teorico, poi abbiamo detto bene, adesso caliamolo nella pratica e vediamo, perché come succede, non so, a tutti penso, nel momento in cui io preparo una verifica, poi vado in classe e la faccio fare ai bambini e mi accorgo immediatamente che un esercizio non tiene, nell'altro ho fatto un errore, nell'altro c'è una ripetizione. Quindi era importantissimo passare dalla teorizzazione alla pratica attraverso noi, tant'è vero che in questa fase stiamo sperimentando l'osservazione proprio nel gruppo di studio, per poi allargarla ai colleghi che hanno aderito all'iniziativa, sia spiegando gli strumenti che abbiamo preparato proprio per condividerli, sia per attivare un percorso di formazione e di ricerca parallelo. Quindi la prima fase è stata quella del piccolo gruppo che continua a lavorare a tutt'oggi. Ci sarà poi una fase successiva che prevede, ha previsto anche la compilazione di un bilancio delle competenze iniziali. Poi ci sarà, a partire da gennaio, la seconda fase che noi prepareremo a partire da dicembre, di divulgazione del materiale che abbiamo predisposto, di documentazioni di quello che abbiamo sperimentato, per poi procedere alla disseminazione, quindi al lavoro di sperimentazione allargata che si chiuderà con la fine dell'anno scolastico con un bilancio di chiusura che non è una vera chiusura perché poi dovrà comunque aprire strade nuove e noi ci auguriamo che ci aiuti ad individuare buone pratiche, ad individuare modalità di scambio e anche di conoscenza, perché secondo me entrare in classe con un altro collega
fa sentire meno soli, nel senso ci si divide i compiti, ci si confronta, si può fare un'osservazione sul... Scusate, io avevo preparato le slide e nel frattempo me le sono dimenticate. E si può andare avanti e sperimentare tutto ciò che davvero è più adatto all'ambiente, al momento, alla classe, al caso. Quindi vedete, qui sono sintetizzate le fasi preliminari, prima progettazione gruppo di studio, seconda fase e poi bilancio finale. Andrò molto velocemente. Questa è la sintesi di cui vi ha già parlato il dirigente. Al centro del percorso c'è proprio Mettiamoci in gioco, il davanti allo specchio, l'osservazione, l'osservarsi per migliorarsi e quelli che sono i riferimenti normativi. E ancora, vediamo un attimo, ecco, io adesso avevo preparato una serie di link, ma non entro perché altrimenti non ci tenevo. Dunque, noi abbiamo messo a fuoco alcuni strumenti. Uno è il bilancio delle competenze iniziali. Sono tutti strumenti che non abbiamo creato noi. Li abbiamo tratti dall'esperienza Invalsi, dall'esperienza neoassunti degli ultimi anni. E quindi, bilancio iniziale delle competenze, protocollo di osservazione in presenza, protocollo di osservazione audio-video, perché queste sono le due modalità che utilizzeremo. Quindi ci saranno casi in cui entriamo in classe e lavoriamo, facciamo l'osservazione attraverso l'uso di un modello cartaceo. Ci sarà anche invece il caso di momenti in cui si monta una videocamera. Questa esperienza per esempio l'abbiamo fatta anche recentemente. Ho qui un pezzettino di esperienza in classe, ora non so se sia il caso di farla vedere, se la volete vedere ve la faccio vedere volentieri. L'ho intitolata Frammenti. Io ho isolato poi un pezzettino che mi piaceva molto, perché la collega fa una lezione di grammatica. Però dentro la grammatica ci mette un problema. Dunque, la classe è una seconda primaria, lei ha corretto il compito, sempre dovevano costruire una frase minima con l'uso dei connettivi, poi ha detto ai bambini, adesso la giornata era correzione del compito, formazione gruppi, creazione di un lavoro per piccolo gruppo e poi azione della frase pensata attraverso il corpo. Quindi c'è tutto questo percorso. Io ho messo a fuoco il momento in cui si crea il problema della formazione gruppi, perché i bambini sono 23 e i gruppi devono essere 6. Allora, l'insegnante dice, allora come formiamo i gruppi? Quanti bambini mettiamo? E di lì viene fuori tutta la vicenda. Scusate. Alzalo. Tienilo alzato. Pensateci con calma, eh? Allora, solo quando avete una certezza, abbiamo 23 bambini. 6 gruppi? 23 bambini. E dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanti bambini metterò dentro un gruppo? Aspetta,
cioè non sapevo dire io arrivo l'intera so che non sapevo le storie che maestro te lo posso dire maestro, concentrati hai 23 bambini che siete voi ok di quello che facciamo ora di che cosa scatto finiamo questo calcolo che mi dice esattamente cosa magari dov'è calcolato 23 bambini oh vari dobbiamo fare 6 squadre 6 gruppi sei insieme, sei gruppetti di bambini che si occupano di un negozio. Te lo posso dire? Quanti metti insieme? Va bene se per esempio faccio un gruppo formato da Simone, Beatrice e Nora? No. Allora ci metto anche Fede. No. Faccio Simone, Fede, Beatrice e Nora, sono quattro, va bene? No. Maestro. Vediamo. Sempre. Mattia, che idea? 3,8. Qual è? Gliel'ha detto lui! Non è giusto! Non è bambina che funziona! Gliel'ha detto lui! Tagli qualcuno a metà! No, neanche a metà proprio! Non so chi sarà fortunato che faccio! Non è 3,8. Forse un Michelino potrebbe fare. No, è già piccolo per te. Forse Lorenzo. Vediamo, chi ha un'idea buona di quanti. Ma io lo so già. Lorenzo, secondo te quanti bambini devo mettere? Ma chi credo? Lo dice lui. Allora aspettate, 23, io faccio, devo fare 6 gruppi. 2. Che sbaglio, che dovremmo moltiplicare. 5 e 6. Allora, 23 bambini, Faccio una spaglietta per ogni bambino. Bambino, quanti ne metto? Gruppo, quanti ne metto secondo me? 2, 3, 4, 5, 6. Anche qui quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo già a 18, 2, 3, 4, 5, 6. Qui siamo a 24, mi manca un bambino, devo andarlo a prendere un altro classe. E qui non ci posso mettere nessuno, devo solo i bambini. C'è una quadra qua. 4! Ogni gruppo 4 bambini! No, maestra, in 5 gruppi 4 bambini e in 1 3. Adesso mi ha detto 4, devo provare. 4! 4 è giusto! 3, 4, voi tenete il conto, 5 in 8 e 5 gruppi ne metti 5 e in uno ne metti 3.